Lavori su Viale Marconi, il centrosinistra è critico su quello che sta accadendo ormai da diversi mesi su una delle arterie più importanti della città. Cosa non condividete in particolare? Più altro siamo critici e preoccupati per quello che ci è stato detto che verrà fatto, perché in realtà noi siamo stati convocati a fine gennaio dalla Giunta per condividere il PUMS, che vuol dire il piano della mobilità sostenibile, che è un documento di programmazione che parte da lontano e che prevede alcune direttrici, alcuni studi scientifici su come alleggerire il traffico. Ieri mattina, a sorpresa in commissione, invece ci è stato detto che la struttura tecnica, immaginavo su mandato politico, sta lavorando ad una modifica di quello che avverrà su Viale Marconi, ovvero una modifica, nonostante i lavori sono partiti, della corsia preferenziale spostandola sul lato monte e con una inversione di marcia da sud verso nord. È evidente che questo cambia completamente anche il PUMS, perché il piano ci dice che invece che il vero problema, tutti gli studi ci dicono che il vero problema è alleggerire il traffico veicolare privato da nord verso sud. In questo modo sostanzialmente siamo chiamati a condividere un documento che rischia già di essere superato per la loro stessa missione. Fra l'altro, il documento doveva andare in commissione a inizio di febbraio, era stato già annunciato questo iter, eppure il PUMS non ancora arriva. Probabilmente c'è qualche ripensamento da parte dell'amministrazione. Siete preoccupati anche perché pensate che possa diventare ancora più caotico il traffico su Viale Marconi e che poi si possano verificare problemi per i residenti per quanto riguarda anche i parcheggi? Assolutamente sì, c'è stata una cattiva comunicazione da parte dell'amministrazione comunale. Ci era stato fatto credere anche dalla tua, ma anche dall'amministrazione, che la filovia su Viale Marconi avesse un senso di marcia privilegiato in direzione nord-sud per delle reali motivazioni numeriche di utenti dei mezzi pubblici. Vediamo a scoprire ieri in commissione che non è così e che la filovia invece avrà un senso privilegiato, quindi una corsia preferenziale, in direzione sud-nord. Non è una modifica, una piccola modifica, una modifica sostanziale del piano, della mobilità della città e di questo quartiere. Noi abbiamo scoperto ieri in commissione di questa modifica, addirittura anche un pezzo di centrodestra è parso veramente cadere dalle nuvole di fronte a questa modifica. Importante, noi vogliamo chiedere chiarimenti, vogliamo chiedere dei tavoli tecnici per approfondire quanto è emerso ieri in commissione.